Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui sulle Folie dell'Imperatore. Vi ricordate dove siamo arrivati? Eravamo arrivati alla città, cioè alle pendici del palazzo. Ecco, infatti, come nel film che corrono, corrono. Eccoci qua, questa è la città di Capaccia. Bene, siamo arrivati in Well, città here we alla fine. are. Pensavo che non Never saremmo mai arrivati fin qui, che ottimismo. Le guardie Yeah, di Yzma Isma stanno cercando noi insieme. Dovremmo dividerci. For Non sta a Yzma has fare prepared attenzione such a perché ci prize potrebbe for prendere. Relax. Non Relax, lo stessa della città come il palmo della mia mano. Ma Cusco sei un lama, non hai le mani? Cusma? Sempre con l'atteggiamento negativo, Always Pacia. looking Ci troveremo dentro al palazzo, non Amici perdere. inside. Non preoccuparti Don't di me, worry, avevo un I can modo go and do that. sofisticato e potrò farcela bene. Sofisticato tu, Sophisticate come you? se potessi Thank you. farlo. Dica, scusami figliolo, Excuse perdona what la mia cecità. Sto for my cercando head. il mio Can you coniglietto, help puoi me? aiutarmi? Dovresti guardarmi, facevano parli talk con me. Oh, scusa, Sorry, Sonic. errore mio. C'è un po' di black humor anche nel videogioco. You're Piccolo teppistello. Se trovi il mio coniglietto, ti do il mio idolo rosso. Fortunatamente lost, per te, buddy? trovare i conigli We're per tutte le mie specialità. gonna Dove potrebbe andare un coniglio? Bastardo di merda! Di sorpresa così appare. Quindi in pratica, seguendo il suo consiglio, ci servono queste cose che attireranno il coniglio. Lei l'ha Hey, trovato you found con questo Fluffy, him. ecco l'idrosso. Ed eccolo qua. Grazie mille. Qua Oh, c'è una guardia di checkpoint. merda che ovviamente non è. Porca puttana, ho saltato. Perfetto, colpito. Vendetta per prima, attenzione. Potrebbero darmi dentro il vaso una cura se rifiutano categoricamente di fullarmi. Bene, eccoci qua. Oh. Il gioco inizia a farsi interessante proprio adesso, right now, perché queste piattaforme semoventi saranno con la struttura dei livelli finali, quindi è un po' più un'anticipazione. In passato si è accorto di me, ma porca puttana, Cusco, svegliati! Ce la facciamo? Le statue di Yzma! Attenzione! Notate ovviamente i particolari e il suo bel faccione. Ecco. Questo punto ci dice che dobbiamo distruggere le statue, così si alzeranno le varie cose e saranno ovviamente sparse per il livello, e quindi questa sarà la nostra meta finale. Ma siamo ritornati dove eravamo prima, quello lì è quel pancione di Pacia. Oh, il bambino di merda. E indovina, un Hey, altro guess idrosso. what? Non dire altro e ci si spacca con le cose folli. Lo piglio, raga. Mamma mia, troppo forte. Un giorno imparerò a non romperti le palle. Eccola qua, in tutto il suo splendore, come se volesse abbracciarci, ma noi rifiutiamo. E infatti, come vi ho detto, si alza. Ah sì, la guardia è impazzita. Questo è quello del Demon Lama di cui Cosma mi ha avvertito. Preparati a vedere l'oblio. Spero di essere al sicuro su questa torre. E questo è tutto. Devo farmi tutta la fottuta salita di questo qua che mi lancia i pareti di merda. Ok, ci siamo. Lui mi ha colpito anche una volta, ma io lo sto distruggendo. Perfetto, adesso sta correndo intorno come un coglione, non so come mai. Però funziona, quello che lo travolgo, attenzione! Bam! Mi hai sconfitto, ma alla fine non troverai mai il rosso che ho rubato. Non so neanche perché ti ho assunto. Il Demon Lama parla con la voce dell'imperatore. No, ovviamente è una mira di perla. Deve andare a colpire, guarda caso, la base per permetterci di colpire la statua di Yzma. Così abbiamo finito la nostra scala e adesso ovviamente torneremo lì. E il livello potrà continuare. Attenzione, ho indovinato il primo colpo, non me lo ricordavo assolutamente, pensavo fosse quella più a destra. Ed eccoci qua dove dobbiamo essere. Sì, lo so. L'ho visto 3 secondi fa, voglio dire, non è che mi scordo le cose. Eccoci qua, pronti per entrare dentro il palazzo, signore e signori. Che What's c'entra with the la chimp in scimmia the con bug? questa storia? Voglio Bringing tornare back a me. me? Di Capaccia, ce l'abbiamo So, fatta, we siamo a made it into palazzo. the Ma come sei arrivato qua non ne ho no, I idea. Solo ho forgot. trovato una scorciatoia. Bene, la Yeah, prossima the volta che next troverai time you delle find one of scorciatoie, your dovresti shortcuts, dirmelo. you might want to. Oh, sicuro, Oh, nessun problema. sure. L'entrata nella It's stanza del guarded, tuono so è make into the royal sorvegliata, garden. entrare nei giardini reali. I Mi like piacciono garden. i giardini, soprattutto perché ci sono Mainly cose da because mangiare, they're vero? filthy. Allora, qui e poi qua dovremmo sparare ovviamente a distanza, in movimento. Voilà. Grandissimo cecchino. Ok, quindi adesso tocca all'altra stanza. Ciao, bacia. E qua c'è un altro déjà vu di nuovo che ci sarà poi in un altro livello molto più divertente. Mamma mia! Ci avete notato? Sono riuscito a fare il Oh colpo yeah. per rallentarmi e non essere Hiya. colpito. Con le musichette è tutto un video, attenzione. A volte faccio delle provate allucinanti, poi altre volte faccio cazzate. Non si sa come sia possibile che una persona riesca a fare delle cose così del Let's have a genere e poi look-see. fare delle cazzate. Mamma mia, tanta roba. Anche qua adesso. Voilà.
Ed eccoci qua, sempre più all'interno del castello. Ecco, se non ci facciamo male, ecco. Era per evitare la guardia, adesso è ancora il fiume, va bene. Di nuovo la guardia incazzata, attenzione, bam, ma non ce la fa. Di nuovo una prova a tempo, come vedete c'è la aggressiva. E adesso colpiamo, dai, che l'avevo colpito sulla schiena, non dire cazzate. Questa scena è troppo comica. Questo muro è così debole che perfino un lama potrebbe distruggerlo a caso. Per distruggere un muro, cioè, usi un lama, va bene. Davvero? È una buona cosa che non ci siano lama qui intorno. Speriamo che nessun lama voglia romperlo. E invece, voilà. Tecnicamente è strano come segreto, perché senza questo idolo rosso non si potrebbe andare avanti. Quindi è necessario, non è più un segreto. E quindi eccoci qua di nuovo. Di nuovo abbiamo lo stesso muro, attenzione. Ovviamente lo sappiamo che bisogna rompere. Di nuovo non è un segreto perché è fondamentale passare di qua. Comunque, quindi dovrei prima fare di qua, secondo la logica di sto gioco, e poi alla fine terminare con andando avanti da quella parte. Grandissimo, busco all'ultimo proprio. Ok. Adesso qua invece dovremmo fare una cosa che prima sembrava stupida, ma che in realtà non lo è adesso. Let's have a look-see. Quindi, allora, se mi ricordo bene prima c'è. Puttana tua sorella! Ow! Che vale all'improvviso proprio. Ma dai, ma dai! Guarda ad ogni angolo proprio. Cazzo, state calme. Ok, ci siamo. Eccoci qua, siamo sbucati di qua. Qua la situazione si fa sempre più seria. In pratica adesso sbucheranno queste tre piattaforme. Man mano che colpisco i bersagli, appaiono le piattaforme esattamente lì. Ma entro un certo tempo limite, quindi devo sbrigarmi a colpirle anche nell'ordine giusto. Ce l'ho fatta, attenzione! All'ordine giusto, attenzione! E volevi pigliarmi! Di nuovo qua entro tempo limite. Per fortuna però che abbiamo il vantaggio, quindi anche se inizia, se il tempo si esaurisce non si chiudono tutti di colpo, ma si chiudono pian piano. Attenzione, 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 aspetta fuori, attenzione, perfetto, ci siamo quasi raga, il tempo è scaduto ma abbiamo ancora il tempo e voilà. Ovviamente sono andato dalla parte sbagliata, andiamo dall'altra parte dove ci sarà il corpo. E qua siamo ritornati, diciamo, un po' come nella foresta, dove le guardie, se ci beccano, ci mandano a fanculo. Ok, attenzione alla prima botta, attenzione. Qua invece la situazione è un po' più seria, perché non solo non dobbiamo farci vedere, ma addirittura dobbiamo farlo entro un tempo limite. Dai, perfetto, mamma mia, ce la fa! Ce la fa! Mamma mia, mamma mia. Non avrei mai pensato di farcela, sinceramente, ma invece ce l'ho fatta, un po' come i miei 100 iscritti. Adesso apriti sesamo. Ed eccoci qua, sempre più all'interno. Di capaccia. Questo posto è figo. Sono felice che ti piaccia, considerando che è tutto mio. Non penso che Isma sarebbe d'accordo con te. Tempo che Isma e lui abbiano una piccola conversazione. Quindi cosa dobbiamo fare per farti un umano? Dobbiamo arrivare alla stanza del trono e poi andare nelle catacombe, giusto? E le catacombe saranno il livello forse più figo di tutto il gioco. Non intendi forse la zona di Isma? Non per molto ancora. Qua c'è il coccodrillo di merda, voilà, voilà. Qua cosa attiva già? Il cazzo. Ah, si attiva queste qua che sono fisse. Preparatevi, tenetevi forte perché non avete idea di che problema ha quella persona che vedete là in fondo. Come vedete è nuda. Excuse me. Excuse me. Levati Step che aside, pal. devo I got a place to andare. go. Devo andare. Anch'io, ma questi tacchini mi hanno rubato i vestiti. E perché dovrebbe And interessarmi? why should this in Non posso andarmene I can't get out of your way until I di get nuovo my shorts l'unità. back. Ok, Let me vado a see if prenderle. Non sembri Hey, così stupido come you wanna sembri. stop me? When Quando I'm sarò human umano di again, nuovo, tu you e il vostro and that uccello bird are going to venite nel be mio peachy. pombigo, una specie di distinzione. No, no, tua sorella. Ora non fare lo stronzo, perfetto. Quindi. Ok, ce la faccio. Perfetto. Perfetto, dovremmo esserci. Voilà. Ed ecco le mutande di questa persona. Perfetto, ora dovremmo correre. Mamma mia, tutte monete d'oro, attenzione.
e prendiamo finalmente le funzioni magiche. Senza cadere, se lo dovevi fare tutto a capo non avrei proprio voglia. Ok. Eccole. Attenzione, nudo integrale sui. Oh, grazie amico, che liberazione. Che no, che so, sto fumando cusco per vedere tutto questo. Questo è veramente il giorno più strano della mia vita. E di nuovo qua con quelle fottute guardie. Ok. Però fatti chiari e fatti chiari. Ok, non fare il bastardo, non girati. Bravo. Adesso si casco davanti, magari no. Non mi vede, sono un vaso. Che cazzo? Dai, che stronzo! Vai avanti! No, che stronzo! No, ti prego, non ti pagare così! No, raga, non mi è mai successo! Voilà! E così stava lì in eterno. Ok, di nuovo le guardie, ma basta! Eccola, ecco qua, aiutata, perfetto, adesso non fare la merda. No, ok, perfetto, ci siamo capiti, ok? Ok, bella lì. E adesso, tuffa bomba, perfetto. Eccoci qua, prima sfida interessante. Bene, Dex, imperatore, tornato al suo trono. Mi assicuro che tu, te ne vada, il tuo regno del terrore è finito. Vuoi sapere quanti soggetti se quello annullava? Non molto, suppongo. È sempre meglio che avere una donna che è spaventosa oltre ogni ragione e siede sul trono. Come i sarcastici che vengono fuori da un lama. Credi di essere l'imperatore. Basta con la Isma. Qui mi dà. Puttana. Ecco, guardate il trucco. Ok. Tanto prima o poi arrivo. Dai, cazzo. Perfetto, adesso ci ritiriamo e andiamo a fargli il culo. Potrei anche aver ripreso il tuo trono, Cusco, ma senza la tua pozione non potrei mai tornare umano. E la seguiamo. Di nuovo tutto tranquillo, pare. Ed eccolo lì, pancione. Ora che hai preso il tuo trono, devi tornare umano. E vieni qua. Perché non ci sei mai quando sono in estremo pericolo? Domanda lecita. Non voglio interferire, non è dove non è il mio posto. Beh, Isma ha ancora la pozione, devo tornare umano. But how are we gonna catch her? Conosco I know secret entrance to the catacombs. Just follow me. I know exactly what to do. Esattamente cosa fare. Vi assicuro che il prossimo capitolo sarà, come vi ho detto, il più folle. C'è le montagne russe, raga. Ci sono le montagne russe in questo livello, voi non avete idea. Quindi non mancate. Se vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi e seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione, soprattutto sul mio secondo canale dove troverete le mie canzoni rap. Grazie per il supporto a 100 iscritti e oltre. E ciao da Mr. One.